Beh, sì, diciamo che con la giornata di domani una prima vittoria dai movimenti è raggiunta, perché si è rotto il silenzio su questo trattato che è il TTIP, cioè il partenariato transatlantico USA-UE sul commercio e gli investimenti, che sostanzialmente vuole disegnare uno scenario per l'Europa e per gli Stati Uniti che sostanzialmente è l'utopia delle multinazionali, cioè l'idea che i profitti diventino l'unico fine dell'economia e che diritti, beni comuni, servizi pubblici e natura, l'intera vita delle persone dunque, sia una variabile dipendente dagli stessi. L'informazione è la prima cosa che manca e ringrazio voi e tutti coloro che su questo versante invece si spendono molto. Il TTIP è la NATO economica, è sostanzialmente sovrapponibile, diciamo, al patto atlantico sul terreno delle relazioni commerciali. Riteniamo che il TTIP sia un vulnus ulteriore sul tema della democrazia e sul tema delle sovranità, della sovranità popolare, basti pensare alla clausola ISDS o a tutto il tema della cooperazione regolatoria. Cancellano le sovranità nazionali, cancellano la possibilità dei governi, qualora vogliano farlo, di difendere i cittadini da questo, appunto, groviglio ormai di questo potere sovranazionale che è quello del big business, delle multinazionali internazionali. E con questo strumento, con lo strumento del TTIP, avrebbero, in particolare con il tribunale, l'ISDS, un potere enorme, un potere di essere al di sopra delle leggi di ciascuno dei paesi. Se il trattato fa bene ai cittadini europei, perché tenerlo in assoluta segretezza? La seconda domanda è: perché si dice che il trattato produrrà un miglioramento dell'economia europea quando anche gli studi commissionati dall'Unione Europea disegnano scenari che dicono di un aumento del PIL, tutto da verificare, dello 0,48% a partire dal 2027? Terza domanda: perché si continua a dire che i servizi pubblici sono fuori dal trattato quando sappiamo tutti che la definizione di servizio pubblico utilizzata al negoziato esclude dal trattato solo la regolazione del traffico aereo internazionale, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e l'esercito, cioè la difesa? Ultima domanda: che significa quello che c'è scritto sul sito della Direzione Generale del Commercio dell'Unione Europea quando si dice che il trattato non impedisce agli Stati di fare leggi o di approvare normative? Casomai saranno costretti a pagare risarcimenti. Stiamo parlando della democrazia o stiamo parlando della dittatura dei mercati? Che fare e quali margini d'azione realistici per impedirlo? Ma rimettere la politica al centro con l'autonoma decisione dei luoghi rappresentativi come il Parlamento europeo può essere una delle strade che va percorsa. È un attacco alla democrazia, alla sovranità regolamentare degli Stati membri a favore della protezione e della tutela degli interessi privati, delle lobby e delle multinazionali. E dobbiamo rispondere in primo luogo al silenzio che il governo italiano ha volutamente fatto calare su questo trattato, governo italiano che, ricordiamo, durante il semestre di presidenza italiana ha più volte ribadito di voler essere un acceleratore delle negoziazioni. E quindi negoziazioni tra l'altro tuttora avvolte da una difficoltà di accesso, da un problema di trasparenza, insomma tante ragioni per essere in piazza domani, io ci sarò senz'altro e spero saremo in tanti.